Don't look up. Non guardare sopra, non guardare in alto, non guardare su. Allora, cosa sta succedendo? Di Caprio. Di Caprio la Lorenz, ma più Di Caprio. Di Caprio che è invischiato con la propaganda sul cambiamento climatico e la dice lunga che partecipi a un film di questo tipo. Le sorprese sono, sono molte, oggi le sorprese sono sempre, e comunque un miracolo nel bene e nel male. Questo, questo film è straordinario, proprio nel senso che esce dall'ordinario trasfigurando molti aspetti della grammatica cinematografica. è Non 100% di che tutti e la cosa diventa obbligatoriamente interessante scoprendo che il regista eh, di questo film è anche il regista della grande scommessa, un altro film antisistema. Diciamo che il suo essere antisistema, in cui c'era Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell, eh, poi anche chi altro? Vabbè, eh, Ryan Gosling, quindi tutte stelle non di primo piano, di primissimo piano, ben... In, in, agganciate al sistema hollywoodiano e eh, dei giochi di potere, inevitabilmente, eh, già aveva dato un avviso di qualcosa di particolarmente eh, fuori da, dalle righe. E la grande scommessa metteva in luce proprio il meccanismo di come la finanza, la grande crisi finanziaria di qualche annetto fa, era in assoluto manipolata non perché ci fossero che so, le solite mele marce oppure i soliti specul speculatori che giocano male no è proprio il sistema che funziona perfettamente e perfettamente stava distruggendo e massacrando l'uomo eh, comune inteso diciamo eh, colui che sopravvive tra i ricchi, non i ricconi, ma comunque tra i ricchi e la povera gente. Era un film di denuncia, è un film di denuncia incredibilmente tagliente che non, non dà adito a spazi o a riserve per dire ma sì, comunque sono a favore. Ed ecco che esce questo Don't Look Up con DiCaprio eh, che tratta. Un Tema ormai che lo possiamo definire classico, cioè di, del cazzo di asteroide che deve arrivare e distruggere il pianeta Terra, la solita storia di Turno. Questa cometa è scoperta dalla nostra eh, dottoranda o comunque eh, studiosa, eh, la nostra Lorenz. Guardando le stelle con il telescopio, ecco che eh, calcolano la traiettoria e proprio Di Caprio, che è un professore, uno scienziato, eh, fa collimare tutte le formule e calcoli e conferma che questa cometa eh, colpirà il pianeta Terra e abbiamo tot mesi di vita prima che saremo distrutti. L'impronta del film è subito chiara, ne, non, non dà spazio a nessun tipo di, di elasticità nel senso, nel senso del ritmo dei toni e sono i toni di una, di una certa irriverenza da Commedia. sono i toni eh, non giocosi perché non sono toni giocosi ma hanno un piglio quasi surreale che a volte sembra di essere tornati in qualche film dei Monty Python in qualche aspetto questa cosa spiazza anche perché sembra essere eh, troppo eh, dilettantesco in qualche passaggio e invece no allora il soggetto in linea di massima qual è Ovviamente, appena questa eh, cometa eh, è scoperta, si corre subito ad informare le autorità. Quali autorità se non la Casa Bianca? Quindi è un discorso di sicurezza nazionale per usare un eufemismo: il pianeta sta per essere distrutto. Ed inizia un, un circolo vizioso, assurdo, un teatro veramente dell'assurdo, dove i nostri, chiamiamoli eroi per comodità,. Questo potrebbe essere un disastro Questo è già un nonostante gridino all'allarme guardate che questa cometa ci distruggerà nessuno li prende sul serio e la casa bianca e gli altri scienziati e i canali televisivi e gli anchorman e, e, e tutto il, il sistema anzi chiamiamolo proprio in questo caso cade perfettamente tutto il circo mediatico e anche le persone insomma non, non, non mettono a fuoco questa cosa e noi come i nostri protagonisti rimaniamo spaesati ma insomma di, di cosa stiamo parlando qui, cosa succede e la loro vicenda ha questo crescendo assurdo fino a che verrà confermata da altre voci la veridicità di questa cometa e come per magia adesso a lo, loro sono creduti entrano in un gioco di, nuovamente assurdo dove DiCaprio diventa improvvisamente uno, un, il, lo scienziato più affascinante della Terra e viene chiamato a tutti, salo, tutti no, vabbè, comunque nei principali salotti televisivi nei, nei, nei programmi di maggiore successo e continuano a denunciare il, il problema. Il fatto sta che questa storia eh, non ci mette eh, nelle condizioni di essere di fronte al solito film catastrofista, dove le autorità, una volta che hanno preso coscienza del problema, dell'inevitabile dell Armageddon si comportano come si comporterebbero di conseguenza le persone sensate. No, c'è chi cerca di speculare sulla questione politica, cerca di, di capire come poter avvantaggiarsi, c'è chi continua a deridere questa cosa. Insomma, è l'idiozia totale. <totus> <totus> Don't be sad, come on. You're L'idiozia totale da parte dell'establishment, da parte della comunità scientifica, da parte dei media, da parte della gente che, idiotizzata profondamente, gioca con, questo, con questa notizia in una maniera che continua a sorprenderci così come sorprende i protagonisti, fino a che ci saranno anche dei, delle criticità tra i nostri due. Cioè, DiCaprio e la Lawrence e lei abbandonerà, deciderà di, 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 di dare bandiera a Bianca, perché dice non, non si può andare avanti così. Questi sono pazzi, fottetevi in poche parole e accada quel che deve accadere. Uno scienziato che è il nostro Elon Musk di turno, il grande miliardario che è intrallazzato con, con tutti i grandi sistemi di potere. è Of the human decide di fermare quella missione che avrebbe eh, fatto esplodere all'interno della cometa eh, delle, delle cariche nucleari in modo da deviarne la traiettoria $30 e far esplodere sì la eh, cometa in qualche pezzettino in modo che qualche pezzettino cada sulla terra e su quei su quei meteoriti trovare molto molti materiali, molte materie prime importantissime di nuovo per conquistare a livello politico, geopolitico, economico e finanziario della serie che Di Caprio lo sentiremo proprio dire, ma di che cazzo state parlando? Cioè voi pensate di, eh, a, a come fare i soldi quando fra sei mesi saremo tutti distrutti. Allora, eccoci quindi al punto della questione. Di cosa sta parlando questo film? Questo film a differenza realmente di tutti gli altri, non mette all'interno del sistema politico del governo la stupidità di un qualche capoccia, di un qualche pezzo da 90, no, sono tutti rincoglioniti sono tutti che non vogliono vedere cosa sta accadendo. Da qui il don't look up, al punto che si generano movimenti come accade oggi in maniera idiota, con i, cosi, con i soliti slash questo, slash quello, e non look up, oppure look up e si creano le dicotomie, le fazioni, nella maniera più idiota possibile. In poche parole, della razza umana... Non è rimasto sostanzialmente niente, sono tutti rincoglioniti. Con dei messaggi chiari che a quel punto là diranno: non fidatevi dei media, non fidatevi dell'informazione, non fidatevi dei telegiornali, non fidatevi della politica a prescindere. Nota, nota ancora più importante, e qui, fin qui, chi non ha visto questo film adesso si fermi, sei interessato invece a vederlo con gli occhi di questa recensione. Continui perché svelerò cosa accade, poiché non c'è il lieto fine. Per chi non lo sapesse, il lieto fine è la prima, eh, anzi, è la, è la decisiva prova del 9 per cui tu puoi comprendere se il film serva a incularti oppure no a livello di messaggio, a livello di eh, a livello politico ideologico perché noi affezionatici ai nostri protagonisti se il protagonista oppure diciamo i nostri eroi o i buoni della situazione ce la fanno a noi si inoculerà la speranza che comunque ce la possiamo fare e invece il piano dello scienziato di turno del super scienziato dell'Eleon Musk di turno va a farfalle la cometa non si eh, divide in tutti quei pezzettini arriva sulla terra

e anche spirituale, ed ecco qui un altro meccanismo veramente eh, su cui riflettere, perché questa cosa di solito non accade, perché spostano sempre tutti i fattori sulla cosiddetta scienza, che in realtà come quella di oggi scienza non è, e, e, e con, eh, si spostano sullo scientismo, cioè sul far sì che le persone abbandonino l'importanza del contatto con il divino. E invece i nostri personaggi, anche se non sono né bigotti né religiosi, accomunano, entrano in una comunione di idee per comprendere che queste cose possono comunque riguardare un nostro, un nostro percorso spirituale. Non solo la ciliegina sulla torta. I cattivi, cioè le teste di cazzo, i pezzi di merda dei presidenti americani, dei, dei, degli uomini eh, più ricchi del mondo di turno, si erano costruiti la classica astronave per fuggire. Quindi i cattivi hanno vinto. Stanno dicendo attenzione a questi personaggi perché proprio dalla A alla Z non stanno lavorando per noi. this coffee doesn't doesn't taste store bought is it i, I grind my own beans yeah yeah that, that's kind of a coffee nut serious every time you have coffee you have to grind your beans mm -hmm. randall is very particular about his coffee you can get that way about tea scardinando vari sistemi di narrazione dove in brevissimi momenti e senza che ci sia una cadenza precisa a cui il pubblico potrebbe abituarsi, e degli eventi che si accavallano facendo vedere brevissime sequenze, brevissimi momenti di accadimenti anche distanti tra di loro, come se fosse un qualcosa di inconscio che ogni tanto risale. del degrado di come la razza umana riesce a non percepire più nulla di ciò che accade se non attraverso il filtro dell'infantilizzazione dei media, dell'edonismo, del narcisismo, della vanità più spinta, del rincoglionimento, dell'arte che e, e non si può neanche più trovargli un nome, partecipa anche a Ariana, a Ariana Grande, la cantante, e eh, tutti questi personaggi sono eh, inquadrati nella loro verità. Could you try to break this glass, please? <laughs> sure. Yeah. Oh my fucking god! You're very really in the sky. <laughs> well, maybe that was a little too hard. This is evolution. This is evolution of the human species. Se vuoi andare al bar. Il degrado della condizione umana a cui siamo giunti. It's real and it's coming. Cosa fa? Non pensa, non pensa, non deduce. Non, non mette in moto nessun tipo di meccanismo senziente, non è autodeterminata in niente, è soltanto teleguidata da una serie di sacerdoti a loro volta eh, rincoglioniti, rincitrulliti, falsi, venduti o anche comprati, svenduti. In Italia abbiamo una coppia per antonomasia e fanno sì che i pochi, i pochissimi, le, le elite delle elite, le oligarchie ci manovrino come neanche si sì manovrerebbero le pecore, perché dire gregge è veramente un complimento, non per niente si divertono a prenderci per il culo con l'immunità di gregge, te lo dicono che sei una pecora e come dice un, un grande ricercatore, l'umanità è sempre più... Divisa in questo senso è semplicemente è frazionata tra il gregge che deve essere tosato e il gregge che deve essere macellato. <ride> e ricordandoci che non è che i confini sono fermi, i confini si spostano e passare dal gregge de che deve essere tosato a quello che deve essere macellato sarà soltanto un clic. <ride> 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 eh,